C'è una questione chiave da affrontare quando si parla di integrazione sociosanitaria ed è la questione della governance. Ne parliamo con Franco Pesaresi, che ringrazio perché ha accettato la grande sfida di affrontare in pochi minuti queste questioni davvero complesse. Allora, Franco Pesaresi, che caratteristiche hanno i modelli di governance migliori rispetto all'integrazione sociosanitaria? Sì, io vorrei restare con i piedi per terra perché le teorie sono davvero bellissime, ne esistono tanto. Io mi limito a questi aspetti concreti e centrali. Primo, chi fa l'integrazione sociosanitaria? In Italia la soluzione migliore è quella dell'accordo tra comuni e ASL. Ci sono anche altre ipotesi. In Europa vengono affidati in alcune realtà ai comuni, in Italia non è praticabile. E in Veneto, per esempio, viene affidata ancora in molte parti alle ASL. Io credo che la soluzione migliore sia quella di farla insieme, l'integrazione sociosanitaria, comuni e ASL. La secondo nodo, l'integrazione deve essere piena, e cioè deve puntare a coinvolgere tutta l'organizzazione, le risorse. Ecco, non basta un semplice collegamento oppure un coordinamento. Ecco, puntare a integrazione piena. Un obiettivo che dobbiamo assolutamente aggiungere quello della continuità assistenziale. L'assistito va accompagnato in tutto il suo percorso. Ecco, non possiamo pensare che l'integrazione serva solo a mettere insieme le risorse, no, serve anche a garantire la continuità del percorso. E poi un altro aspetto, il modello deve essere completo, e cioè ci sono regioni che ancora il modello è imperfetto. Cosa intendo? Dico che bisogna che si occupi di tutto il percorso, dalla fase dell'accesso fino al completamento del progetto assistenziale individualizzato. L'ultimo aspetto è quello relativo all'attuazione del modello. Ecco, non basta aver individuato un buon modello se questo viene attuato in parte e in modo differenziato nei diversi territori. Mi rendo conto di aver detto delle cose anche banali per certi aspetti, ma sappiate che in molte parti questi sono aspetti ancora centrali. Certo. Ecco, a proposito, quali sono secondo lei gli strumenti più efficaci per favorire l'integrazione sociosanitaria in termini di governo locale? Ma io punterei su seguenti punti. Il primo è la pianificazione locale unitaria. Cosa vuol dire? Vuol dire che la parte sociosanitaria della programmazione da parte dell'ambito sociale, da parte del distretto sanitario deve essere identica. Come fa ad essere identica? Bisogna che diciamo, il distretto sanitario e l'ambito sociale si incontrino e pianificano insieme questa parte. Poi ognuno approvi la sua parte di piano per l'area sociosanitaria in modo identico. Se si costruisce insieme, ovviamente. Poi ovviamente anche l'attuazione non può che essere unitaria. Il secondo aspetto è quello della coincidenza territoriale tra distretto e ambito sociale. Guardate, oggi in Italia sono ancora una minoranza le regioni che hanno la coincidenza tra distretto e ambito sociale. Se è un indicatore importante, la coincidenza non c'è, vuol dire che l'integrazione sociosanitaria in quelle regioni non è ancora ritenuta una priorità. Il terzo aspetto su cui vorrei concentrare l'attenzione è quello degli accordi che si fanno per l'integrazione sociosanitaria tra ASL e comuni. Ebbene, gli accordi devono essere analitici. Che cosa vuol dire? Vuol dire che devono essere puntuali. Ora, un accordo non si nega a nessuno. Ma se sono generici non servono a niente. Gli accordi servono per risolvere le questioni difficili, le questioni complesse. E allora, diciamo, l'accordo è indispensabile, ma è utile se è puntuale, preciso, analitico. Un altro aspetto secondo me, da prevedere è che diciamo, le cose non nascono per caso. Se si vuole realizzare l'integrazione sociosanitaria ed è importante farla, occorre che ci si investa. Per cui le regioni devono predisporre un sistema di incentivi economici e anche di disincentivi per promuovere l'integrazione sociosanitaria. Ecco, questi sono gli strumenti importanti. Poi c'è il superbonus, come lo chiamo io. Non è indispensabile diciamo così, come strumento per realizzare l'integrazione sociosanitaria, ma se c'è, questa funziona molto di più. Di cosa parlo?
parlo della gestione associata dei servizi sociali. In una realtà come quella italiana, che è fatta di tantissimi comuni, spesso piccoli o medi, ecco, la gestione associata è uno strumento importante per confrontarsi da pari con la sanità e in genere sviluppa un livello di integrazione molto più elevato, molto più forte. E dal punto di vista invece degli strumenti operativi per garantire una presa in carico integrata, secondo lei quali sono quelli più adeguati? Ma io ne conterei tre, e sono questi. Primo, la valutazione dei bisogni del cittadino deve essere integrata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo, come è noto, degli organismi che si occupano della valutazione multidimensionale dei cittadini per ammetterli poi ai vari servizi sociosanitari. Oggi la valutazione è affidata ad organismi che sono quasi sempre composti da operatori della sanità. Ecco, questo, diciamo così, questo non può funzionare, non ci può essere la definizione di prestazioni per un cittadino, prestazioni integrate che vengono fatte solo da un soggetto, perché è chiaro che l'altro soggetto, per esempio i comuni, potrebbero non riconoscersi in questa valutazione. Bisogna che, diciamo così, sin dalla fase della valutazione dei bisogni, parta l'integrazione sociosanitaria. Questo significa che gli organismi devono essere integrati. Non da, come qualcuno pensa, da figure dell'assistente sociale sempre dell'AS. No, questo c'è e si fa. No, l'integrazione deve vedere contenuti all'interno degli organismi di valutazione rappresentanti di tutti e due gli enti, cioè delle aziende sanitarie e dei comuni. E sottolineo che l'assistente sociale del comune che va a partecipare alle riunioni dell'unità valutativa multidimensionale deve andare col portafogli, non può andare lì come osservatore, no? Deve andare lì e avere capacità decisionale al pari dei colleghi della sanità. E questo è il primo elemento. Il secondo elemento è quello del case manager, cioè quando le prestazioni erogate dagli utenti dipendono da due enti diversi, occorre che qualcuno si assuma la responsabilità di coordinare gli interventi sui singoli cittadini. È una banalità, ma anche questo non si fa. Non si fa perché molto spesso non ci sono persone preparate per questo, ma ancora più spesso perché occorre trovare un accordo su chi mette il case manager. Alla fine le regole non sono poi così difficili. Si deve privilegiare l'intervento prevalente, deve esserci una certa alternanza perché ovviamente i due soggetti partner, comune e ASL, operano paritariamente e quindi una soluzione tecnica si trova sicuramente. Certo, c'è più dispendio di energie, c'è più dispendio anche di personale, ma la qualità dei servizi, diciamo così, richiede anche più investimento. Quindi questo è un passaggio, secondo me, decisivo. La terza questione è una questione su cui siamo in ritardo in Italia, è quella del sistema informativo. L'integrazione ha bisogno di un sistema informativo a cui possano accedere i soggetti operatori, sia della ASL che dei comuni. Ognuno di questi ha un suo sistema operativo, un sistema informativo, ma che non dialogano tra di loro. Quindi occorre fare in modo che i diversi soggetti possano accedere, pur con tutte le cautele che oggi sono richieste dalla normativa. Aggiungo anche qui un superbonus che non è indispensabile per far funzionare l'integrazione sociosanitaria, ma recentemente anche la normativa italiana ha previsto il budget di salute o budget di cura, che è una modalità per ora molto sperimentale, in cui i livelli di integrazione sono molto più avanzati, cioè dove si prova a mettere insieme tutte le risorse personali e finanziarie che si ha a disposizione e organizzative che si ha a disposizione per, diciamo così, garantire all'assistito un mix di opportunità e di prestazioni in cui non c'è poi tanta distinzione tra ciò che viene dal sanitario e ciò che viene dal sociale. È un modo per fornire prestazioni integrate in modo unitario. Ecco, proviamo a sperimentare queste modalità nuove che in futuro, speriamo non troppo lontano, potrebbero diventare la norma. Oggi sono sperimentali, proviamoci perché domani siano attività ordinarie. Io la ringrazio moltissimo per il suo prezioso contributo e le auguro una buona giornata. Grazie.